Amico Coca domanda: cosa significa che il creatore è il nostro socio? Bravo. Il creatore come un socio significa che in ogni azione mia, per cominciare, io lo prendo in considerazione, ossia non posso fare niente senza lui, né in pensieri né in azione, o parole, nessuno delle tre, ossia non posso fare niente senza prima dirigermi, pianificare, anche avere l'intenzione e eseguirla. Io devo prima fare conti con lui. Questo è che io non posso fare niente senza lui, perché io non sono niente, io sono in errore già dall'inizio, già dal mio avvicinamento preliminare, già il primo millimetro del progresso, se fosse per conto mio, io sarei sbagliato, e questo proviene dal mio ego. Quindi dove inizia la società? Dall'inizio, diceva, io non inizio niente. Io posso contare con il creatore come mio socio, non che dopo dico dov'è lui, cosa sta succedendo, e dopo piango e dico no, questo non va bene. Un bambino intelligente capisce che deve essere con l'adulto dall'inizio, imparare da lui cosa fare, e nel fare questa realizzazione insieme il creatore ci eleva attraverso la scala, e dopo uno può prendere sempre più iniziativa. Cosa significa questo? Che la forza di d'azione permea, e quindi il creatore starà con lui in queste azioni, e in ogni azione dobbiamo chiedere sempre più forza dal creatore. Domanda: e quindi il creatore non è un risultato di quello che facciamo? O sì, da dove viene? E Rav dice: non capisco. L'amico dice: com'è che uno cammina mano nella mano con il creatore dall'inizio dell'azione? E Rav dice: se la mia intenzione è di essere in adesione nell'equivalenza di forma, questa è d'azione, e quindi io devo rendermi conto che non ho comprensione attraverso questo. Non posso mettere la mia mano sopra di questo. È come l'adulto che prende le gambe del bambino e le mette una di fronte davanti all'altra e lo fa camminare. Quindi io devo essere quello che vuole che lui mi diriga, che lui metta i miei piedi nel posto corretto. Io devo imparare da queste azioni come lui permea e fa queste azioni in tal maniera che lui è il primo, ossia che io voglio scoprire queste azioni e anche voglio scoprire la sua direzione, come lui agisce e com'è che io, insieme con la sua azione, come io voglio la saggezza, la conoscenza, la coscienza, il potere, ecco, dopo li utilizzo come se fossero miei, e in questa misura io sono chiamato umano che cresce solamente nella misura che io prendo tutta questa intenzione, perché il desiderio già esiste, è l'intenzione che io sto prendendo dal creatore e va formattando il desiderio, e quindi in questa maniera è così che io sto avanzando. Domanda: e queste sono le azioni
E quindi da dove viene l'intenzione? Rav dice, l'intenzione, l'azione, io ne ho bisogno perché lui mi permi e così io arrivo alle azioni. Il creatore domanda, no, che è un socio, io lo capisco perché non posso fare un'azione, ma dov'è l'adesione qui? Che io non posso fare le azioni. Beh, l'esempio con il bambino è molto chiaro, che lui, uno prende le sue gambe e le muove, così come quindi io cosa devo fare? Devo chiedere a lui di prendere le mie gambe e metterle una davanti all'altra? E quali sono i passi? Io non lo so, dice, io voglio imparare da lui. Domanda, cosa significa essere responsabile dell'amico nell'Arvut? Cos'è l'azione in cui uno deve essere in Arvut con l'amico? Bravo, questo lavoro è abbastanza complicato. L'amico non è un amico, è il mio desiderio di ricevere. Che si sente ed è estraneo a me. E io posso essere come un creatore verso questo desiderio, così come il creatore lo è per me, così posso essere per l'amico. Capisci cos'è l'inferiore, superiore, superiore, superiore? Quindi io posso essere superiore per l'amico, e così cos'è che faccio verso gli amici? Tutti gli altri possono essere, devono essere i superiori. E quindi ci sono tutte queste variazioni che hanno e compongono l'anima. E quindi io devo connettermi con il grado superiore, con il creatore, e chiedere forza e desiderio per dare agli amici. Io voglio aiutarli che loro si avvicinino ed essere parte di questo, però non so come. E non so essere inferiore e neanche il superiore. Io voglio essere come il creatore, voglio che lui si rivesti in me e mi dia veramente le emozioni, il potere, la forza di realizzare le azioni. Io posso essere superiore e inferiore, però allora io imparerò dal creatore quello che lui sta facendo. Quindi così come lui, il creatore, si veste in me e mi mostra cos'è che io devo fare, lui, io imparo da lui. Prima di tutto io sono in contatto con il creatore qui e secondo io sono suo socio, vero? Perché io rispetto all'inferiore io sono socio, rispetto al creatore io sono sempre l'inferiore e dopo faccio un'azione verso gli amici, così io imparo cos'è che sta facendo e così prendo nuovamente una nuova emozione, così io agisco con il creatore e il creatore agisce attraverso di me verso gli amici. E così noi impariamo, il nostro processo di apprendimento è sempre così. Dare agli altri attraverso il creatore che lo fa attraverso di me e così io raggiungo la mente, il potere e le azioni per realizzare le azioni.